Lettura di Matteo, capitolo 15. Da Gerusalemme arrivarono poi farisei e scribi che si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli uomini del passato? Per esempio, non si lavano le mani prima di mangiare». Lui rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a causa della vostra tradizione? Per esempio, Dio ha detto: Onora tuo padre e tua madre, e chi parli in modo offensivo di suo padre o sua madre sia messo a morte. Ma voi dite: chiunque dice a suo padre o a sua madre, qualunque cosa io abbia che potrebbe esserti di aiuto, è un dono dedicato a Dio. Quella persona non è affatto tenuta a onorare suo padre. Così avete reso la parola di Dio senza valore a causa della vostra tradizione. Ipocriti, Isaia profetizzò appropriatamente di voi quando disse: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è molto lontano da me. Continuano ad adorarmi inutilmente, perché insegnano come dottrine comandamenti di uomini. Gesù fece quindi avvicinare la folla e disse: Ascoltate e capite questo. Non è ciò che entra nella bocca dell'uomo che lo contamina. È ciò che esce dalla sua bocca a contaminarlo. Allora i discepoli vennero a dirgli: Sai che i farisei si sono scandalizzati sentendo le tue parole? Lui rispose: Ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste verrà sradicata. Lasciateli stare. Sono guide cieche, e se un cieco guida un altro cieco, entrambi cadranno in una fossa. Pietro allora gli disse: Spiegaci l'esempio che hai fatto. E Gesù disse: Neanche voi riuscite ancora a capire? Non sapete che tutto quello che entra nella bocca passa per l'intestino e va a finire nella fogna? Ma tutto quello che esce dalla bocca viene dal cuore ed è questo che contamina l'uomo. Per esempio, dal cuore vengono ragionamenti malvagi, assassini, adulteri, immoralità sessuale, furti, false testimonianze, bestemmie. Sono queste le cose che contaminano l'uomo, ma mangiare senza essersi lavati le mani non contamina l'uomo. Partito di là, Gesù andò quindi nella regione di Tiro e Sidone. Ed ecco che una donna fenicia di quella regione venne gridando: Abbi misericordia di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è indemoniata e soffre moltissimo. Ma lui non le rispose nulla. Perciò i suoi discepoli si avvicinarono e pregarono: Mandala via, perché continua a venirci dietro gridando. Lui disse: Io sono stato mandato soltanto alle pecore smarrite della casa di Israele. La donna però si avvicinò e gli rese omaggio, dicendo: Signore, aiutami! Lui replicò: Non è giusto prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, ma è anche vero che i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose: Donna, grande è la tua fede, ti avvenga quello che desideri. E in quel momento sua figlia guarì. Poi, andato via di là, Gesù si recò presso il Mar di Galilea e dopo essere salito su un monte si mise a sedere. Quindi si avvicinò a lui una grande folla che portò con sé zoppi, storpi, ciechi, muti e molti altri e li mise ai suoi piedi e lui li guarì. Vedendo i muti parlare, gli storpi guarire, gli zoppi camminare, i ciechi vedere, la folla si meravigliò e glorificò l'Iddio di Israele. Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: Provo compassione per la folla, perché sono già 3 giorni che queste persone stanno con me e non hanno niente da mangiare. Non voglio mandarle via a digiuno, perché potrebbero venir meno per strada. Comunque i discepoli gli dissero: In un posto isolato come questo, come facciamo a trovare abbastanza pane per sfamare una folla così grande? Allora Gesù chiese loro: Quanti pani avete? Risposero: 7 e alcuni pesciolini. Quindi disse alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani, i pesci, e dopo aver reso grazie a Dio,
li spezzò e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. E tutti mangiarono a sazietà. Dopodiché si raccolsero 7 grandi cesti pieni di avanzi. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Infine, dopo aver congedato la folla, salì sulla barca e andò nella regione di Magadan.